La vedi? Picce? Sì. Picce Eliza, aspetta. Lui, ti diamo il via, eh? Allora, cosa è di esposizione questo? Semino automatico. Siamo a 5-6. Fai 4 più un terzo. Mettilo in automatico, il manuale. E quindi? Fai 4. Fai tra. Sopra, Rita. Ci sono due cose, d'altro. Ecco, adesso fai tra 4 e 5, 6, fai. Vedi che qua un po' di luce ti arriva. Sì, perciò ti dà la profondità. Sono in equilibrio molto instabile. Stefano, ascolta. Questa qua riesce a stringere un pochettino. Questa? Questa di sì, qua? Sì, quella là. Questa mi sa che è tutta stretta. Così è tutta stretta, Mario. Lascia così, vabbè.
Sai cos'è, Mario? Sarebbe molto bello vedere la mano dipinta. Ci sono delle alterazioni, scusate, c'è un punto in cui le alterazioni non sono chiare. Allora, dov'è questo punto qui? E fate un attimo dall'87. 87. 1, 2, 3. Ancora? Ancora. 1, 2, 3. Cortalo. Fermi, fermi. Che era lì? Capito? Lì. La bemolle è chiave, capito? 1, 2, 3. Staccate tutto. Nell'economia di questa cosa si perde 26 ore a fare questa cosa, poi non è chiara se sbagliano, se incavinano. Vabbè, ma si tengono tutte, qui non si butta niente, manco le codiche, il pelo. Si narra che un allievo chiedesse a Michelangelo come facesse a ricavare da pezzi grezzi di pietra forme umane di così splendida fattura. Il maestro rispose che si limitava a togliere il materiale superfluo da quelle forme che erano imprigionate nella pietra, dando loro la libertà e portandole all'ammirazione degli uomini. Così l'età nostra pone con autorità e fermezza il proprio sigillo ad un'opera nata sotto il segno della divina proporzione rinascimentale. E dai nomi del Filarete, del Solari, dell'Amadeo, del Richini, del Mangoni, del Pessina, del Castelli, dell'Annoni, del Castiglioni, del Nichelli, del Belloni, c'è nello sguardo una luce d'amore, di infinito affetto. Le barriere cessano di esistere. Ed ecco il miracolo.
Invano cerchi tra la polvere, povera mano. La città è morta. È morta. Si è udito l'ultimo rombo sul cuore del naviglio. E l'usignolo è caduto dall'antenna alta sul convento, dove cantava prima del tramonto. Così cantava Salvatore Quasimodo osservando gli effetti del bombardamento subito da Milano nel 1943. Nell'immediato dopoguerra, chi ha il compito di restaurare l'intero complesso ha davanti a sé, oltre che macerie, un'inaspettata possibilità e libertà di ritorno alle linee primitive. Il gran cortile d'onore, ricostruito pezzo per pezzo come un mosaico di minutissimi frammenti, è riapparso in tutta la sua nobiltà. Bravo! Io un'ora che chiamo ovunque per sapere se siete qua o no.